Buonasera e bentornati su ForzaPescara.tv. Questa è la seconda puntata del secondo ciclo di Offside, la trasmissione da prodotta interamente dedicata agli aspetti giuridici, medici, sociali e quant'altro che gravitano intorno al mondo dello sport, dunque non solo il calcio. E il termine Offside, dunque, non è da riferirsi al fuorigioco come noi tutti conosciamo, bensì alla circostanza del nostro programma che vuole approfondire tutto ciò che gravita fuori dal rettangolo di gioco di qualunque sport si stia parlando. L'ideatore di questa trasmissione è colui che mi accompagna in questo viaggio e qui di fianco a me ve lo presento, Buonasera a tutti quanti. il dottor Stefano Ronzo, direttore di Sportlex, nonché ricercatore nell'ambito scientifico dello sport. Stefano, allora lascio a te l'onere di raccontare ai nostri amici quale sarà il tema di questo secondo appuntamento stagionale Ma con Offside. il tema del nostro secondo appuntamento si basa principalmente sul turismo sportivo. Turismo sportivo che è una novità degli ultimi tempi che si sta sviluppando nel mondo non solo sportivo, ma oltre a anche la cultura che sta nascendo da questo punto di vista. Per le persone alla nostra visione tramite i vari monitor collegati un po' ovunque, raccontiamo un po', perché potrebbe sembrare una contraddizione in termini parlare di turismo e parlare di sport, come si legano questi due aspetti così diversi nell'immaginario collettivo. Allora, il turismo sportivo, dobbiamo precisare, è un binomio virtuoso che nasce dai tempi lontani, perché dobbiamo pensare che già nell'antica Grecia le Olimpiadi generavano flussi numerosi di spostamenti di persone che si spostavano per vedere questa antica manifestazione. Dal punto di vista attuale il fenomeno si è venuto a catalizzare tra gli anni 60 e gli anni 80, laddove si è incominciato a legare alla fenomenologia sportiva tutta una serie di iniziative che hanno visto pure intersecarsi con essa il turismo. Da un punto di vista culturale questo va pensato anche da una modifica del concetto di tempo libero. Il tempo libero durante il periodo dell'industrializzazione del 700 e 800, tra il 700 e 800, era collegato fino agli inizi addirittura del Novecento a un tempo legato principalmente alla liberalizzazione della persona dalla schiavitù lavorativa. Ad oggi, con l'evoluzione nel nuovo millennio, questa libertà non è più vista tanto dal lavoro, ma quanto una libertà conquistata sul campo che diventa non più tempo libero, ma bensì tempo pianificato. E nella pianificazione del tempo libero, una delle attività che sta prendendo piede è proprio quella del turismo sportivo. Quindi anche questa modificazione concettuale di tempo libero ha fatto sì che le persone incominciassero a interessarsi alla fenomenologia sportiva in modo diverso. Concettualmente è corretto dire che associare alla locuzione turismo sportivo immediatamente la fenomenologia delle masse che si spostano per seguire l'evento sportivo, a questo aspetto si può legare anche una sorta di fabbrica, come stavi dicendo tu, fabbrica del tempo libero. In tal senso abbiamo un esempio, secondo me, recentissimo, lo stadio nuovo, lo Juventus Stadium, che ha tutto un corollario di attività che possono permettere, a prescindere dall'evento sportivo, di vivere una sorta di turismo sportivo, museo, centri commerciali, Certo. cinema e quant'altro. Ma diciamo che questa novità poi si relaziona a una novità un po' più datata che quella che caratterizza gli stati inglesi, gli stati spagnoli, che caratterizza anche un diverso modo di concepire lo sfruttamento degli impianti sportivi attraverso sacrifici economici e gestioni dirette
dell'impiantistica sportiva. Però questo, diciamo, è un passo che va un po' avanti rispetto a quello che volevo incominciare a illustrare stasera, perché bisogna distinguere che nell'ambito del turismo sportivo una chiara ramificazione settoriale che caratterizza poi le sue varie tipologie, perché esiste un turismo sportivo, come in questo caso, legato allo spettacolo sportivo, un turismo sportivo che è legato all'azione sportiva, al piacere di spostarsi per praticare lo sport, e in questo settore emerge in maniera preponderante il cosiddetto sport di avventura, e fino ad arrivare al cosiddetto turismo sportivo di matrice culturale. Il turismo sportivo di matrice culturale è un turismo sportivo che poi si abbina facilmente al cosiddetto turismo di spettacolo, quando viene integrato in tempi dello sport, come lo stadio della Juventus, come il Nou Camp o come i bellissimi stadi inglesi. Allora, andiamo step by step. Per ogni tipologia cerchiamo di approfondire un po' le varie tematiche ad essi inerenti, e facciamo ad esempio una tipologia di percorso. L'utente da casa, se volesse adoperare il suo tempo libero nel turismo sportivo di spettacolo, cosa secondo te potrebbe fare? Un esempio, un consiglio, un suggerimento? Ma ad oggi il ventaglio delle possibilità sono enormi. Il turismo di spettacolo principalmente all'inizio era legato a una iniziativa personale dell'individuo che intendeva partecipare a determinate manifestazioni sportive, pensiamo al richiamo delle Olimpiadi. Oggi vediamo crescere attorno a questo corollario di grosse manifestazioni internazionali che non hanno solo una matrice sportiva, ma una grossa matrice legata allo spettacolo che ne deriva dall'evento. Pensiamo anche nel nostro piccolo, tra virgolette, alla partecipazione bellissima che abbiamo avuto alla manifestazione inaugurale dei giochi di Mediterraneo. Però questi sono piccoli esempi, per andare a esempi, diciamo, un po' più consistenti come manifestazioni che attraggono molti più sportivi, che vedono oggi la compartecipazione di operatori attivi sul settore da diversi anni, che mettono in moto tutta una serie di pacchetti e di offerte turistiche legate alla partecipazione anche di un singolo evento. Quindi sotto questo profilo lo sport diventa motore del turismo, e in alcuni casi il turismo in altri settori diventa motore dello sport. Molto più semplice, presumo, sia fare degli esempi, vista la molteplicità delle varie offerte, per quanto riguarda il turismo che io definirei d'azione. Il turismo sportivo di azione, diciamo che è un turismo sportivo che viene determinato in una percentuale più alta forse dalla volontà di spostamento dell'individuo, quindi dalla voglia di evadere dalla quotidianità, e quindi trovare la possibilità anche nello spostarsi di praticare lo sport preferito. Non è innegabile pensare che oggi parecchie famiglie che vanno in viaggio e si mettono in moto con persone amanti dello sport trovano un giusto riscontro in alcune situazioni turistiche che possano fornire insieme alla vacanza il piacere dell'intrattenimento sportivo quotidiano, il praticare tennis, il praticare il calcetto, il praticare sport estremi in alcuni casi. Questo poi, diciamo, è un'estremizzazione poi del turismo sportivo di azione che vede il crescere soprattutto in ambienti naturali, perché poi dobbiamo distinguere che nell'impalcatura del turismo sportivo incide molto l'impiantistica sportiva. Esiste un'impiantistica sportiva artificiale e un'impiantistica sportiva naturale, ma pensiamo a quanti benefici trae l'Abruzzo e potrebbe trarre attraverso una maggiore organizzazione capillare dell'offerta sportiva naturale del nostro territorio, collegandosi poi alla bellezza dei contenuti stessi paesaggistici della regione. Ovviamente, ed è anche un altro aspetto, a mio avviso, non trascurabile sotto questo punto di vista, l'economicità. Ma l'economicità oggi va incontro anche alle nuove possibilità che l'informatizzazione ci dà.
perché una delle caratteristiche ormai che si sta consolidando negli ultimi periodi, negli ultimi diciamo 10 anni, è quella della possibilità da parte degli utenti di organizzarsi autonomamente i pacchetti turistici. Questo, diciamo, va un po' a ledere le figure tipiche del turismo, ossia l'agenzia turistica come presidio organizzativo dei viaggi e favorendo in principal modo l'attività degli operatori turistici che confezionano pacchetti che si possono acquistare tranquillamente in rete e possono essere modulati a secondo le esigenze dell'utente. Quindi la possibilità che oggi ci viene data anche attraverso le tecnologie è quella di poter sfruttare offerte turistiche e modularle a seconda le proprie esigenze. Da un punto di vista di strategia internazionale in questo settore, una chiara attenzione, perché non a caso i corsi in materia a livello nazionale stanno crescendo. Uno di questi corsi l'ho pure pubblicizzato su Sportlex, l'ultimo fra tanti, organizzato dalla Scuola dello Sport del CONI, ma 2 mesi fa, non meno di 2 mesi fa, c'è stato un grandissimo incontro in Asia, dove proprio tutti i maggiori operatori del settore turistico sportivo hanno partecipato a una rimodulazione proprio delle nuove offerte del settore che si collegano molto all'innovazione tecnologica e non a caso questi interessi stanno talmente crescendo e questo binomio sta talmente risultando forse uno dei binomi vincenti che portano le persone al viaggiare, che effettivamente piano piano la fenomenologia turistico-sportiva, se era una fenomenologia marginale, si sta attestando nel mercato come una fenomenologia crescente, forse nel breve, non, presuppongo, non tanto nel lungo periodo, ma nel breve periodo, si possa consolidare anche attraverso una debita formazione di coloro che vogliono lavorare in questo settore, come uno dei mercati non più emergenti, ma mercati certi del settore. Io faccio un passo indietro e tornerei a quello che tu molto opportunamente sostenevi poc'anzi e mi ricollego ovviamente alla nostra regione, per chi ci segue da fuori, l'Abruzzo, che offre dei paesaggi straordinari che possono essere goduti anche facendo attività sportiva, penso ovviamente in primis all'escursionismo. E hai citato la differenza tra impianti artificiali, come potrebbero essere quelli di Certo. tennis e quant'altro, a quelli naturali. E anche qui c'è una diversità anche non solo di approccio, ma anche di possibilità, perché Certo. presumo che sia molto più difficile organizzare un itinerario di turismo sportivo ad impiantistica artificiale piuttosto che un itinerario di turismo sportivo a l'impiantistica, se Ma vogliamo vedi? definirla così, naturale. Ma vedi, l'impiantistica naturale indubbiamente dà un maggiore ventaglio di possibilità nei confronti di tutti quelli che sono appassionati di sport, in particolare per la nostra regione, montani o sport di mare, perché poi esiste un turismo sportivo marittimo, esiste un turismo sportivo di montagna, quindi la natura indubbiamente ci dà un pacchetto già preconfezionato. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'impiantistica sportiva e la proiezione dell'impiantistica sportiva verso una matrice turistica, tutto va rimodulato a seconda l'organizzazione stessa dell'impiantistica sportiva. Una delle modalità per valorizzarne i contenuti è quella che sta portando grossi club calcistici a investire su un'impiantistica aperta a un ventaglio di attività e di possibilità, anche entrando in quel settore che viene chiamato turismo sportivo di cultura, ossia valorizzando la storia dei club come prodotto principale all'interno del quale far ruotare tutta un'altra serie di attività economiche. Questo è una delle modalità. Un'altra delle modalità è quella di rendere e arricchire gli impianti sportivi con
strutture uniche e difficilmente trovabili. Pensiamo a tutti i movimenti ai movimenti che si, che si, il movimento che si crea nell'ambito degli sport automobilistici che spostano numerosi flussi di persone, di appassionati di sport automobilistici, ma creare circuiti automobilistici, creare intorno ai circuiti automobilistici tutta una serie di attività non è una cosa semplice, spesso non è che riscontrabile in molte parti d'Italia, tanto che i vari circuiti non, che si sono dislocati in tutto il nostro territorio non è che sono così numerosi come si pensa. Certo, e poi c'è anche tutto un indotto che gravita intorno e che potrebbe trarre beneficio anche da una riqualificazione, se vogliamo dire così, dei vari impianti. Penso all'impianto di Misano che potrebbe fare ulteriori attività e incrementando la propria offerta e diversificandola rispetto a quella che fa adesso, che comunque è già cospicua sia di quantità che di qualità, potrebbe creare tutto un indotto socio-economico intorno che potrebbe crescere. Certamente sì, il discorso che sta emergendo sempre di più è che se prima lo sport si sorreggeva principalmente sui finanziamenti erogati dai mecenati dello sport, sui finanziamenti erogati dagli sponsor, oggi diciamo con questa congiuntura negativa economica diventa importante riqualificarsi e quindi creare intorno all'impiantistica sportiva attività alternative. Oggi è impensabile investire su un impianto sportivo senza pensare che all'interno di questo impianto possa esserci qualcosa che diversifichi l'attività sportiva vera e propria. E non solo mettendoci ristorazione, bar, ma creando pure un indotto attraverso l'organizzazione parallela all'interno dell'impianto di attività di spettacolo, di intrattenimento, attività uniche. Oppure riconsiderare gli impianti sportivi statici in modo diverso, rendendoli più dinamici e quindi affiancandosi a un'idea di polivalenza. E quindi creare impianti sportivi che possono far gravitare all'interno della struttura un maggior ventaglio di scelte, un maggior ventaglio di attività sportive e all'interno di queste strutture creare indubbiamente un indotto che possa portare le persone ad affiancarsi a certe realtà. Questa tua ultima riflessione mi solletica in modo particolare, perché come voi tutti sapete, ForzaPescara.tv nasce come testata giornalistica e web television inizialmente monotematica riguardo il calcio ed il Pescara Calcio, e poi si è allargata sempre di più trattando tutti gli sport cittadini, ma allargandosi anche per alcune cose fuori dall'ambito pescarese, e poi grazie proprio a Stefano Ronzo a aspetti normativi, giuridici, proprio con questa trasmissione è qualcosa di un livello un po' più alto. Però la natura di questo sito rimane calcistica e legata al Pescara, e la tua riflessione mi porta ad un caso di strettissima attualità, ossia quella che era stata qualche settimana fa definita la crisi in società. Crisi in società Pescara Calcio, che ha avuto come casus belli il Poggio degli Ulivi. Casus belli perché ci sono anche altre problematiche che tutti voi conoscete. Non parliamo chiaramente di Pescara e di società, ma il casus belli è la struttura sportiva, il centro sportivo, il Poggio degli Ulivi. È da te che so che sei addentro tutte queste problematiche giuridiche, ma anche storiche all'interno della nostra regione e anche extra confini regionali, ti chiedo, il Poggio degli Ulivi, per come è nato, sta mantenendo la sua natura? Sarebbe stato un investimento opportuno per il Pescara acquistare il centro
sportivo Poggio degli Ulivi e soprattutto nell'ottica dell'argomento che stiamo trattando, che poi è quello il nocciolo della questione di questa puntata, rispecchia determinate caratteristiche, di cosa avrebbe bisogno, dovrebbe essere riqualificato, come dovrebbe essere gestito ed attrezzato? Allora Luciano, io non ti nascondo che diversi anni fa, quando avevo una stretta collaborazione con la Renato Curi Angolana, con il presidente Peppe De Cecco, eccetera, eccetera, io la mia visione del Poggio degli Ulivi, io intendevo Poggio degli Ulivi come un impianto, ho sempre intendevo, intendo ad oggi, ma forse con minor slancio rispetto al passato, come un impianto che si poteva sin da allora, parlo di circa 7-8 anni fa, proiettare verso una visione impiantistica unita al modello federale. Cioè, una delle mie idee che tentai di proporre allora è quella di trasformare Poggio degli Ulivi in centro tecnico federale. Però un centro tecnico federale aveva bisogno, per poter essere tale, allora era presidente del settore giovanile scolastico Agnolin, mi fece un bel viaggio a Roma, ne discussi pure con lui ed era anche favorevole a questa possibile soluzione. Basta riflettere sul fatto che tra centro e centro sud, nel centro sud mi pare che di centri tecnici federali ne esista uno, forse, se mi ricordo bene, a Reggio Calabria. Quindi la possibilità di creare al centro dell'Italia una struttura che potesse accogliere, e con sicuri interventi da parte della federazione, da parte anche degli sponsor, eccetera, potesse accogliere le compagini giovanili nazionali, poteva essere, secondo me, uno degli sbocchi virtuosi di Poggio Ulivi. Uno dei nei più grossi di quell'impianto, che io reputo molto duttile sotto diversi profili, perché è un impianto che logisticamente posizionato con tutti i vantaggi della viabilità, un impianto che offre un'offerta calcistica pura, non un impianto inficiato da altre discipline sportive. Uno dei problemi più grossi in Italia è che la maggior parte degli impianti sportivi sono, tra virgolette, impianti calcistici, sono polivalenti. Tra virgolette polivalenti, ma non esiste tranne il caso di Reggio Emilia, tranne il caso della Juventus, Reggio Emilia fu uno dei primi, sì. I cosiddetti stadi del calcio in Italia non esistono. Oggi la Juventus ha creato il primo stadio del calcio dopo, diciamo, il caso di Reggio Emilia, che non era proprio un caso emblematico in tal senso. Quindi avere un'impiantistica sportiva dedicata solo al calcio è un vantaggio che nell'ambito aziendalistico viene definito vantaggio competitivo non indifferente, un vantaggio competitivo che però presuppone che una struttura del genere debba veder nascere al suo interno, cosa purtroppo imprescindibile, una foresteria che permetta di ospitare gli atleti e tutto quello che si va a organizzare all'interno di quel centro. Quel centro è un centro sicuramente bellissimo, un centro unico, ma che manca assolutamente di una foresteria, ossia di una struttura di alloggio per gli atleti. Quindi questo era anche, diciamo, il neo che non ha permesso, diciamo, al primo step, perché poi Agnolin ebbe breve vita nell'ambito del settore giovanile scolastico, non potemmo portare avanti le iniziative che pian piano avrebbero portato a un'eventuale scelta in tal senso, che non ti nascondo piaceva, però avere la foresteria era un vincolo imprescindibile. Ad oggi questa possibilità, non dico che debba essere una possibilità da escludere totalmente, potrebbe essere anche ripresa, dato che parliamo di un attuale presidente
della Pescara Calcio, che è anche vicepresidente della Lega di Serie B. Quindi investire su un impianto del genere potrebbe portare di nuovo in auge, tra virgolette, questa mia iniziativa, che secondo me da un certo punto di vista mi dà lustro, perché pensare ad oggi a una struttura che nel centro dell'Abruzzo possa portare l'interesse del massimo del calcio nazionale ai massimi livelli giovanili non è una cosa indifferente. Da un'altra parte è un'altra possibilità che quella struttura potrebbe attuare, sempre avendo... Ti blocco un attimo, perché mi piace un attimo approfondire questo fatto della foresteria, perché a prescindere dall'importanza logistica e dall'importanza di tutti i vari aspetti che tu hai ottimamente sottolineato, la presenza di una foresteria potrebbe, anzi, a mio avviso sicuramente, recherebbe dei vantaggi numerosi anche a livello sportivo. Perché avere una foresteria all'interno di un centro sportivo di proprietà della propria società, cosa implica? Implica di poter andare a prendere elementi per il settore giovanile nelle varie fasce di età fuori regione, tenerli nella foresteria senza avere grossi esborsi economici come magari ci sono adesso, che sono i ragazzi che vengono da fuori, che sono per motivi economici ovviamente in numero molto più esiguo rispetto ad un recente passato, sono costretti ad alloggiare in altre strutture fuori, penso alle scuole, penso ai college e penso a tutte le altre strutture che devono per forza di cosa, in assenza di foresteria, gravitare intorno ad un settore giovanile. Ed un settore giovanile storicamente importante come quello del Pescara e strategicamente importante come quello del Pescara, perché funge da serbatoio della prima squadra, perché una società come il Pescara deve crescere in casa i propri talenti e non può permettersi, come le big Milan, Juventus, Inter e quant'altre, di acquistare giocatori già fatti da altre società. Si riverbera tutta questa situazione anche sul piano sportivo, ed è di 4 settimane fa il 10-1 maturato dai ragazzi del Pescara sul campo della Lazio, e stiamo parlando di livello primavera. Allora, questo è indubbio, da questo punto di vista una foresteria diventa fondamentale. Sotto un altro aspetto che è meno sportivo ma più diretto a considerare il rapporto tra efficienza, efficacia, costi e qualità, questo duplice rapporto deve considerare indubbiamente anche i costi di una struttura del genere. I costi di una struttura del genere certamente possono assorbire dei costi fissi all'interno di una società, però una struttura del genere può essere funzionale se all'interno di questa visione del settore giovanile si proietti anche verso qualcos'altro, che possa essere la qualificazione a livello federale o cercare addirittura come partner extra europei per trovare dei riscontri all'interno del proprio territorio. Mi spiego, creare delle accademie, quindi creare all'interno della propria società accademie di formazione calcistica che possano attrarre l'interesse di partner stranieri, faccio un esempio, cinesi. Cioè, la società che ha comprato Conku ha quella cifra esorbitante, forse potrebbe pensare a avere un minimo interesse a investire una cosa del genere. Certo. Anche perché poi ciò che si cerca di proiettare in certe realtà sono sempre le solite fenomenologie, l'Accademia del Real Madrid, l'Accademia del Barcellona, eccetera. Quindi anche questo profilo non deve essere assolutamente trascurato. Quindi sono d'accordo con te. Quindi una struttura del genere da un lato abbatterebbe dei costi fissi di gestione del settore giovanile, potrebbe permettere una maggiore potenzialità e attrattività verso calciatori giovani calciatori di oltre regione, da un altro lato a questo va abbinato, per poter sostenere una struttura del genere, a qualcos'altro, e questo qualcos'altro può essere o proiettarsi a una
a una certificazione federale e quindi diventare un centro che oltre a vivere delle risorse della società, ma possa vivere anche con ciò che viene finanziato dalla federazione stessa, in quanto una struttura del genere potrebbe fare sia l'uno che l'altro, perché le attività delle nazionali non sono attività che durano 360 giorni l'anno, certo, ma hanno periodi prestabiliti, quindi si può fare l'uno e l'altro. Così come all'interno di questa struttura si può instaurare una vera e propria accademia del calcio con un marchio di qualità che poi, per quanto riguarda poi le società professionistiche, viene certificato dalla cosiddetta licenza UEFA, quindi anche ulteriori vantaggi all'interno della UEFA stessa e della vision stessa della UEFA, che laddove ha stilato un accordo con l'Unione Europea qualche anno fa, ha certamente individuato nella valorizzazione dei settori giovanili, nella valorizzazione di iniziative del genere, una certificazione di indubbia qualità non solo sportiva ma anche economica delle società sportive. Poi, considerando che poi la licenza UEFA richiede un certo tipo di organizzazione. Ti faccio una domanda che probabilmente per gli addetti ai lavori, che sono numerosi alla visione di questo programma, come abbiamo appurato nelle altre puntate, potrebbe sembrare banale o anche sciocca la mia domanda, però mi metto nei panni dello spettatore medio e non addentro a tutte queste problematiche così come altre e così come te, e ti chiedo se per lo stadio è facile e sarebbe anche opportuno, sulla scia degli esempi che abbiamo citato stranieri e anche quello recentissimo italiano della Juventus, creare anche una sorta di attività collaterali, penso a ristoranti e a quant'altro, in un centro sportivo delle caratteristiche che tu hai appena enunciato, ossia che sia centro sportivo di una società ma che sia anche centro federale. È possibile coniugare anche questo aspetto? Esempio, Poggio degli Ulivi, foresteria, centro sportivo di una società di calcio con settore giovanile, riesce ad avere questo grandissimo traguardo di diventare un centro federale, potrebbe convivere, sarebbe opportuno oppure no che convivesse con attività collaterali, certo, tipo ristoranti e quant'altro? Certo, 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 ma creare anche intorno a quella struttura che ha alla vicinanza di diversi operatori commerciali, creare accordi virtuosi all'interno di una politica di incentivazione allo spostamento delle persone verso quella struttura. Il calcio giovanile attrae, il calcio giovanile mobilita enormi flussi di persone. Laddove si possa creare un interesse del genere, è indubbio che intorno a questo corollario di attività debba ruotare attorno a tutto questo anche una serie di iniziative commerciali che possono incrementare ancora di più l'indotto della struttura, perché una struttura del genere si regge anche su costi fissi abbastanza elevati. Ti chiedo anche questo. Poi ti faccio anche un altro inciso, perché un altro dei mancati traguardi della Pescara Calcio, perché oggi si discute della questione Poggio e degli Ulivi, è stata la mancata acquisizione da parte della società dello stadio Adriatico. Lo stadio Adriatico, rispetto ad altri stadi italiani, vive una situazione forse di unicità. Uno stadio al centro cittadino, uno stadio che vive immerso, tra virgolette, nel verde cittadino, quindi una situazione invidiabile. Se ti ricordi bene, a suo tempo la Philips era intenzionata a investire sullo stadio Adriatico. Tu che sei uno storico del Pescara sai bene, ti ricordi bene come fu. Lo ricordavo proprio nella trasmissione di giovedì scorso, in studio web parlavo proprio
dell'ipotesi Philips di qualche anno fa. Che ancora non si capisce perché è tramontato. Naufragò. Naufragò, forse per i debiti pregressi con il comune e forse per la, o forse per la poca lungimiranza della, dell'amministrazione comunale di allora nel, non, nel pensare che una multinazionale del genere che voleva investire in, in uno stadio adriatico vedeva in quella struttura un qualcosa di speciale. Perché cercare lo stadio adriatico? Lo stadio adriatico è uno stadio che vive non solo logisticamente, a livello vive il tessuto cittadino, e questa è una cosa che in Italia non si riscontra, perché tutti i stadi stanno al di fuori della città. Lo stesso stadio della Juventus non sta al centro di Torino. Invece lo stadio, sono stato 2 settimane fa, è Venaria, non è Torino. Non è Torino, è un tiro di schioppo, ma lo stadio adriatico potenziato ai massimi livelli potrebbe diventare una struttura fantastica, una struttura unica in Italia sotto tutta una serie di aspetti, e poi con una grossa vicinanza a tutta una serie di attività che circondano quella struttura e che ne potrebbero goderne in maniera esponenziale e casomai rafforzare in modo esponenziale anche l'offerta di tutta la zona di Pescara Porta Nuova. Benefici per tutte le attività, per tutto l'indotto, per tutti gli operatori del settore e anche di altri settori che adesso sono non solo marginali ma sono assolutamente scomparsi. Però il tuo inciso, e ti ringrazio di averlo fatto, si può ricollegare anche alla mia domanda che ti volevo fare poc'anzi, e quindi l'allargo anche alla questione stadi e non solo a quella che era la mia idea originaria di domanda ai centri sportivi. Abbiamo detto che nel centro-sud c'è solo Reggio Calabria e comunque ci sono anche poche realtà virtuose al nord. Vista la bontà di queste idee, vista la futuribilità di tutte queste idee, di tutto questo sviluppo a tutto tondo di questi aspetti, e considerando anche il fatto che la famosa crisi che attanaglia l'Europa e anche il mondo sotto vari punti di vista e che riverbera i suoi effetti negativi anche nel mondo del calcio è comunque recente, perché non si è mai dato uno scossone a questo ambiente, a queste problematiche, inoltrandoci nel futuro ed investendo in centri sportivi e quant'altro? Miopia degli imprenditori, interessi politici che non collimano? Cosa c'è secondo te alla base di questo non fare? Alla base di questo non fare, dal mio punto di vista, c'è una mancanza di cultura sportiva, perché il mecenatismo nel calcio ha prodotto fino a un certo punto dei benefici, laddove il contenitore calcistico asserviva anche a tutta una serie di interessi fiscali, diciamola tutta. Però non c'è stata mai da parte dei vari presidenti delle società sportive una visione concreta, una necessità concreta di sfruttare al massimo questo ventaglio di possibilità offerte dall'impiantistica sportiva. Quindi una carenza culturale di fondo. Una carenza di culturale di fondo che oggi si paga anche nel presente e forse continueranno a pagare anche nel futuro, perché la mancanza di risorse nel calcio deve essere affrontata attraverso iniziative del genere. Oggi i costi che potevano essere affrontati laddove c'era la Philips erano costi che non gravavano certo sulla società Pescara Calcio. Oggi proiettarsi verso una gestione diretta dello stadio con i costi enormi da affrontare diventa una situazione proibitiva, con la carenza di capitali che ad oggi purtroppo il mondo imprenditoriale vive. Una soluzione in tal senso è quella di attrarre nuovamente dei partner stranieri attraverso anche un rapporto più stretto anche con
da questo punto di vista con le amministrazioni pubbliche territoriali e trovare anche il modo di far percepire questa singolarità che, secondo il mio punto di vista, visto la situazione geografica di Pescara, visto le potenzialità commerciali che esistono in questo territorio, vista la possibilità di avere una struttura unica del territorio, vista la possibilità di instaurare all'interno di questo territorio, sicuramente con un investimento considerevole, attività nel medio e lungo termine economicamente molto consistenti. Però ad oggi questo non può essere affrontato dal mio punto di vista dalla Pescara Calcio, ma non perché considero non Idonei. idonei i dirigenti della Pescara, ma perché mi rendo conto che i costi da affrontare sono notevoli. E allora una situazione del genere dovrebbe perlomeno avere due attori principali, ossia società sportiva e amministrazione comunale di Pescara, e non di meno amministrazione regionale. Che non sempre vanno tutte e tre a E braccetto. spesso non vanno tutte e tre in abbraccio. Sotto altro aspetto, bisogna promuovere il prodotto anche verso oltre l'Italia, non pensando all'Europa, ma pensando, secondo me, a partner commerciali che possano garantire maggiore consistenza. Quindi ai nuovi mercati. E i nuovi mercati? Questa è una domanda che magari trascende dal nostro tema odierno, però visto che siamo entrati in argomento, mi solletica particolarmente fare. Perché un investitore cinese piuttosto che di nuove realtà, dei nuovi mercati, perché dovrebbe investire in Italia con i problemi che a 360 gradi ha questo paese? Livello politico, infrastrutturale, economico, ma anche calcistico, perché una tradizione calcistica come quella italiana che sta regredendo, che sta venendo sorpassata a vari livelli da altre nazioni che aumentano la propria competitività rispetto allo stallo italiano, perché un investitore cinese dovrebbe investire in Italia? Perché investire nel calcio italiano, investire in alcune situazioni, non in tutte le situazioni, ma in alcune situazioni e soprattutto in situazioni abbastanza flessibili, perché in questo caso parliamo di impianti sportivi gestibili in maniera abbastanza immediata. Significa creare attorno a queste attività ulteriori attività economiche e poter entrare effettivamente nel tessuto imprenditoriale del territorio, quindi una possibilità di insediamento dal punto di vista imprenditoriale non indifferente. Da un'altra parte, sfruttare oggi quello che diventa il messaggio più prezioso della Pescara Calcio, sfruttare questa fama che sta nascendo, crescendo sempre di più all'interno non solo degli addetti lavori, ma oggi non c'è trasmissione in cui Arrigo Sacchi, nel citare le squadre che lo divertono di più, parla della Juventus, del Milan e del Pescara. Non a caso il fenomeno Zeman ha creato un qualcosa di straordinario in tal senso, e questo qualcosa di straordinario in tal senso certamente offusca certe problematiche presenti nel basso, ossia purtroppo i risultati che non vengono nell'ambito del settore giovanile, gli schiaffi presi da alcune compagini giovanili veramente umilianti, però ciò non toglie che oggi il più grosso vantaggio che Zeman sta dando alla Pescara Calcio è quello dell'immagine del calcio pescarese, dell'immagine della società, e questa immagine, se non viene sfruttata oggi, forse domani non potrà essere più sfruttata. A questo punto però marzullianamente la domanda sorge spontanea. Dici, va sfruttato oggi perché domani non può essere sfruttato.
ma Zeman a giugno ad esempio potrebbe non esserci più. Come e quanto si pagherà questa assenza? Come si può sfruttare la presenza di Zeman per un tempo così esiguo qualora non ci fosse una proroga? Perché questo non lo, allo stato attuale dei fatti, 7 dicembre 2011, non si sa. Prima di tutto convincendo l'uomo sulla bontà dei programmi. Ma io ti parlo dal punto di vista degli imprenditori, perché un imprenditore dovrebbe investire sul prodotto Pescara, che ha questa cassa di risonanza d'immagine gigantesca grazie a Zeman, senza avere non solo sicurezza che Zeman resti, perché quello trascende anche sull'ambito sportivo. Cosa resta in mano a questo investitore del prodotto Pescara? Cosa resta in mano? L'idea che investire adesso significa forse anche trattenere Zeman tra le mura di Pescara. Investire adesso significherebbe creare un circuito virtuoso di indiscutibile valore. Purtroppo, questa scelta prima ancora da parte dell'imprenditore dovrebbe essere fatta dovrebbe essere presa da parte della società, dovrebbe essere la stessa società Pescara Calcio a rendersi conto dei grossi vantaggi che oggi trae dal punto di vista non solo sportivo ma dal punto di vista commerciale. La maglia della Pescara Calcio non si è mai venduta così come come quest'anno rispetto agli anni precedenti. I gadget del Pescara Calcio non si sono mai venduti come nel passato. Quindi rendersi conto che questo indotto va valorizzato e non va disperso. Prima di tutto tutelando l'artefice, quindi convincendo l'artefice verso la proiezione futura del progetto zemaniano, e da un'altra parte carpire attraverso questa progettazione, non far passare troppo tempo, la possibilità di valorizzare questo prodotto anche verso una proiezione in altre tipologie di investimenti. Se questo non verrà fatto, è normale che oggi ci divertiamo, domani non sappiamo che cosa accada, ma comunque effettivamente al di là del fattore sportivo, tutto quello che si sta ottenendo oggi, se non viene sfruttato nell'immediato, difficilmente potrà durare nel tempo, no? Perché poi i corsi hanno un inizio e hanno una fine. Quindi, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale della stagione sportiva, bisognerà vedere se Zeman rimarrà, se si otterrà una impresa storica, una nuova impresa storica con un ritorno in Serie A. Tutto deve essere valutato all'atere però purtroppo di quello che diventa l'unica discriminante del calcio italiano, il risultato sportivo. Il risultato sportivo, unito anche al gioco indubbiamente, è un qualcosa che vincola troppo il calcio alla valorizzazione poi di ulteriori investimenti. Noi vediamo che in Inghilterra, in Scozia, in Spagna, ma lasciamo perdere la crescita del calcio spagnolo, ma vediamo che in Inghilterra anche squadre non più presenti nel gota del calcio internazionale vedono comunque seguiti impressionanti di tifosi, vedono comunque attraverso l'utilizzo di impianti sportivi una continua commercializzazione del marchio della società, perché è un processo culturale che si è consolidato nel tempo. Cioè il fenomeno di Zeman dovrebbe diventare un fenomeno culturale che dovrebbe portare a una rivisitazione stessa di come intendere il calcio pescarese. Ed anche qua il fattore tempo gioca la sua fondamentale rilevanza, perché una rivoluzione culturale non può esercitarsi, non può attecchire in un solo anno, in una sola stagione. Certo. Visto questo piacevole excursus, io tornerei, visto che l'ora sta volando molto piacevolmente, tornerei per le battute conclusive al tema di questa giornata.
di questa puntata, pardon, e ti chiedo, visto che hai portato anche con te il manuale del turismo sportivo che hai scritto qualche tempo fa, con ecco come lo stai facendo vedere la nostra telecamera, se c'è qualche aspetto che nella nostra chiacchierata abbiamo colpevolmente trascurato. No, io dico, da un punto di vista dell'escursus generale delle tematiche trattate, non abbiamo trascurato quasi niente. È normale che in questa pubblicazione sia andato più nello specifico approfondendo un po' tutte le caratteristiche della fenomenologia. Certamente il turismo sportivo deve essere tenuto in grande considerazione e sta diventando e può diventare sempre di più un contenitore di occupazione, no, di occupazione lavorativa. Aspetto fondamentale questo in un momento di crisi occupazionale. Di crisi occupazionale. Però per poter accadere ciò dovrebbero innescarsi all'interno di questo nuovo mercato tutta una serie di iniziative sempre più capillari verso la formazione degli operatori, i cosiddetti operatori turistici sportivi. Visto che ci siamo già inoltrati alle battute conclusive, prego dunque il nostro regista Altero Tontodonati, che ho colpevolmente non citato ad inizio trasmissione, di approntarsi per la parte conclusiva della trasmissione. Ti chiedo proprio in ultima istanza la borsa del turismo sportivo. La borsa del turismo sportivo è il luogo di incontro della domanda e dell'offerta sportiva sul territorio italiano. È nata diversi anni fa, adesso vanta diverse edizioni e ha visto l'emergere di numerose iniziative turistico-sportive abbastanza interessanti. Due anni fa fu promosso il cicloturismo, quest'anno è stato promosso il binomio turismo e benessere. Quindi è un luogo di incontro molto, molto interessante, che ogni anno viene riproposto tra ottobre e novembre e che dà la possibilità a tutti quanti coloro che siano interessati a questa fenomenologia di tastare con mano tutte le novità del settore. Dall'altra parte però occhio che queste iniziative a livello internazionale hanno delle evidenze non indifferenti, e una di queste l'ho proprio trattata su Sportvex. Qualcuno, se vuole documentarsi in tal senso, può collegarsi alla mia rivista e vedere nelle news dei mesi precedenti quanto ho scritto e quali sono state le novità discusse in questa sede internazionale. Detto questo, molto breve, così come tutte le altre trasmissioni di ForzaPescara.tv, avremo anche il palcoscenico virtuale di Streamit, la piattaforma più importante presente sul web. Ti saluto e ti ringrazio Stefano, ringrazio Alceo Tontodonati. Ci vuoi regalare proprio in conclusione il tema della prossima puntata, della quale daremo solerte notizie su ForzaPescara.tv, oppure ti riservi? No, assolutamente. Diciamo che nella mia piattaforma, nel mio palinsesto, ci sono due iniziative che vorrei portare avanti nelle prossime puntate. Una iniziativa dedicata alla medicina dello sport, che da tempo abbiamo annunciato, e una iniziativa dedicata al dilettantismo sportivo, perché pure in questo ambito è bene che all'interno di questa trasmissione vengano discusse tutta una serie di problematiche non solo legate ai risultati sportivi, ma legate alle varie problematiche economiche che stanno un po' detronizzando il settore, perché effettivamente la scomparsa di numerose realtà sportive, le crisi che si vedono societarie, che si vedono in corso d'opera. Noi parliamo spesso delle crisi delle società professionistiche, oggi pensiamo al Giuliano, ma vediamo quante squadre di eccellenza CND oggi ci stanno, domani non ci stanno. Sarebbe bene portare avanti anche una riflessione su questa tematica, con la speranza che l'invito che ho fatto al presidente Ortolano
della FIGC regionale possa essere accolto quanto prima per poterlo trovare ospite nella nostra trasmissione. E detto questo, ti ringrazio nuovamente, ringrazio il CEO Tonto Donati e vi do appuntamento a tutti i programmi live di ForzaPescara.tv e a tutti i consueti appuntamenti. Buona serata. Buona serata a tutti.